Al professor Marco Geldes, Comitato di Bioetica Regione Toscana, esperto di sanità pubblica, il tema che gli abbiamo affidato è molto attuale. I sistemi sanitari pubblici sono più efficaci ed economici. Le evidenze. Buongiorno. Il tema, devo dire, non è semplicissimo, perché a mio detto mi ha dato un titolo assai puntuale, ponendomi una precisa domanda che potrei formularla così: Marco, dimmi le evidenze, cioè i dati che eventualmente dimostrino che i sistemi sanitari pubblici sono più efficaci e più economici. Più efficaci ed economici di cosa? Di quelli privati, degli interventi privati. Inizio con un tentativo di definire, in parte poi successivamente anche di circoscrivere in riferimento al titolo Campania morto per il servizio sanitario nazionale, per fortuna c'è un punto interrogativo, cosa sia un sistema pubblico e un sistema privato. Pubblico, possiamo dire, è quello del popolo, è quello comune a tutti i membri di una comunità costituita. Possiamo dire che pubblico è quello accessibile a tutti, anche se ci sono servizi e attività private che per loro natura devono essere accessibili a tutti. E privato è ciò che è gestito da privati, che non è gestito dallo Stato o da enti statali e parastatali, si potrebbe dire. Possiamo dire quello che è accessibile a discrezione del proprietario. Non è proprio così, ci sono varie questioni miste: l'acqua è un bene pubblico gestito da privati, no? E la filiera della salute in Italia è una filiera largamente privata, come in tanti paesi del mondo in termini generali. Voi vedete qui che la composizione della produzione in valori assoluti è dell'ordine di 100 miliardi di euro. E vedete anche che evidentemente manifattura, commercio non si svolgono totalmente rivolti al territorio nazionale, hanno un settore di esportazione, ma altri servizi sanitari, in particolare servizi ospedalieri, residenziali e termali, sono territoriali e quindi svolgono la loro attività nel nostro paese. Vedete che anche in termini di occupazione nella filiera della salute abbiamo quasi 1 milione, sono oltre 900.000 occupati. Da manifattura e commercio sono occupati anche per beni che vanno in altra parte al di fuori dell'Italia, ma altri servizi sanitari, servizi ospedalieri e residenziali si rivolgono a cittadini presenti, residenti certamente presenti in Italia. Quindi ovviamente il nostro sistema sanitario comprende pubblico e privato. E se voi lo guardate in termini di posti letto, che è un termine più puntuale, in termini di struttura, le strutture private sono addirittura più numerose, ma ovviamente più piccole, in termini di posti letto il privato fa la sua discreta attività. Anzi, diciamo che in quella contrazione, riorganizzazione, razionalizzazione, che in parte è stata tale, della struttura di ricovero,
la contrazione del pubblico è stata maggiore della contrazione del privato e oltre il 5% dei posti letto di pubblici sono passati al privato. Beh, allora il mio contributo non tratterò tanto di erogatori, ma del sistema di finanziamento, cioè di quei sistemi che affidano alla collettività la funzione di finanziare in modo progressivo rispetto al reddito il servizio sanitario e sistemi che si affidano a un privato, le assicurazioni e i fondi sanitari, il finanziamento dell'attività di sanitaria, appunto. Beh, diciamo anche che qui c'è poi la grande filone storico dei sistemi Bismarck e i sistemi Beveridge, che in qualche misura, ma vedremo poi che non totalmente, simulano questa diversità qui. Diciamo che nei sistemi pubblici i partner, per così dire, cioè gli erogatori, vedi il nostro Servizio Sanitario Nazionale, sono prevalentemente strutture pubbliche o strutture private convenzionate. Lo stesso medico di medicina generale è all'interno di una convenzione nazionale. A fronte del secondo gruppo, o della porzione del secondo gruppo, fondi sanitari e assicurazioni, che poi dal punto di vista dell'intermediazione finanziaria sono sostanzialmente le assicurazioni che intermediano i fondi sanitari, su cui dirò qualcosa ovviamente, e sono prevalentemente i loro partner, i loro erogatori, quelli a cui loro indirizzano, case di cura e professionisti privati. Ecco, ho voluto fare questa distinzione e ricorrerò poi al confronto fra paesi con sistemi Bismarck e paesi con sistemi Beveridge, anche se un tempo erano più nettamente diversificati, ora sono contaminati, e poi perché ci danno degli spunti, ma non rappresentano nettamente una risposta al quesito che mi ha posto Vittorio Agnoletto. In altri termini, io non mi sentirei di affermare, ad esempio, che il sistema sanitario francese, che ha una copertura generalizzata a tutta la popolazione tramite un sistema mutualistico statale, parastatale, che è con standard assai omogenei, con una obbligatorietà che con una qualche analogia potrebbe essere quella dei livelli essenziali di assistenza e poi ovviamente crescite diverse, che si affida a un prelievo sul salario e sul datore di lavoro o un intervento pubblico, e che ha una rete ospedaliera forte e largamente pubblica, anche se un sistema Beveridge e non un sistema, scusate, Bismarck e non un sistema Beveridge tipo la Gran Bretagna come esempio iniziale, tipo l'Italia, sia un sistema privato. Beh, però alcuni confronti sono utili. Un confronto tipico si fa con gli Stati Uniti, che invece è un sistema sostanzialmente assicurativo, e che ci danno qualche spunto di riflessione che poi approfondirò in maniera più puntuale rispetto al quesito posto. Beh, il primo dato, molti lo conoscono, vi faccio vedere un rapido confronto fra la situazione nei paesi dell'OCSE. Voi vedete come l'Italia si pone come spesa sanitaria rispetto al PIL, spesa sanitaria totale rispetto al PIL, in una posizione a sinistra, cioè più bassa della media OCSE, più vicina
ai paesi dell'est, ecco, in qualche modo, non ai paesi del centro nord Europa, ma vedete come Svizzera e Stati Uniti in particolare sono in qualche misura fuori scala. Noi spendiamo in termini pro capite di questa spesa sanitaria totale pro capite in Italia rispetto agli Stati Uniti sostanzialmente un terzo di quello che spende un sistema di tipo sostanzialmente assicurativo. Ma voi vedete anche un'altra cosa particolare, su cui tornerò con alcuni esempi andando a situazioni più puntuali, perché il confronto fra paesi è suggestivo, è importante, però poi paese che vai, sanità che trovi, dico io, in qualche misura, cioè un dato storico profondo sulle abitudini, eccetera, però dà delle indicazioni. Voi vedete che la spesa sanitaria pubblica negli Stati Uniti, che è il quarto posto alla destra, è nettamente più alta di quella dell'Italia, cioè è doppio di quella dell'Italia. Quindi anche la spesa sanitaria pubblica, che lì è solamente per fasce di anziani e di bambini e qualche sistema di grande emergenza nella fase iniziale. Beh, vi sono poi alcuni dati, si dovrebbe fare analisi più precise per vederne l'efficacia, però l'Italia ha una posizione della mortalità infantile assai più bassa di altri paesi, vedete di nuovo gli Stati Uniti, il quarto sulla destra con 5,8 in maniera impressionante in qualche misura, vedete paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Svezia, paesi con una forte sanità pubblica, anche se alcune riforme recenti qualcosa indeboliscono, e vedete che la mortalità infantile è nettamente più bassa, e che un dato forse più collegato in questo senso ai servizi sanitari, poi bisognerebbe fare indagini e confronti più puntuali, mortalità a 30 giorni per alcune patologie, eccetera, eccetera, però gli anni potenziali di vita persi in Italia rispetto di nuovo agli Stati Uniti, che ho preso come indicatore di paese a grande sviluppo assicurativo, ma vedete anche rispetto alla media OCSE, sono più bassi sia nelle femmine che nei maschi. Una prima conclusione, potremmo dire, noi abbiamo per ora, poi le mie conclusioni non sono ottimistiche, mi dicono. Abbiamo per ora un sistema sanitario che è resiliente e sobrio. Vi sono poi altri elementi. Il nostro sistema sanitario, avete letto la classifica di Bloomberg recentemente, molto sbandierata in qualche misura, noi siamo al quarto posto, la Spagna al terzo, siamo fra i migliori del mondo, una statistica da prendere un po' con le molle, perché ha dei parametri limitati, che sono da un lato quelli più consistenti, sono pochi quelli più consistenti, sono la speranza di vita, che come noto, come accennava anche il professor Tommacini, sono parametri che risentono di ben altro del servizio sanitario, anche il servizio sanitario, ma hanno fattori determinanti assai più rilevanti di salute. E poi l'altro elemento che prende è quanto poco si spende, quindi meno si spende più siamo bravi in qualche misura. Una statistica più accurata, nei termini che il confronto è annuale e che i parametri sono molteplici, è quella dell'Euro Health Consumer Index. I parametri sono molteplici, l'Italia è in una situazione non eccezionale,
e vedete a questo punto qui, siamo nei paesi dell'Ocse, non in tutti i paesi del confronto precedente, tra i paesi europei, non tutti i paesi del confronto precedente. Vedete, l'ho richiamata perché i parametri che ci rafforzano noi sono ovviamente la mortalità infantile bassa, la speranza di vita lunga, la copertura universale. I parametri che ci indeboliscono sono le differenze territoriali accentuate e sono l'altro elemento delle liste d'attesa. Però se vedete sostanzialmente, a parte la Svizzera, che è un paese fortemente, con aspetti fortemente assicurativi, quelli che sono per i vari items, le varie subdiscipline in posizione migliore sono generalmente paesi a servizio, che sono in larga parte a servizio sanitario nazionale, cioè di orientamento beverage, per ritornare a questa schematizzazione. E qual è il problema dei paesi del servizio sanitario nazionale? Il problema è l'accessibilità o liste d'attesa. Vedete che questa immagine ne dà il quadro, e allora questo è uno degli elementi su cui si aggredisce il servizio sanitario nazionale, su cui forse si è lavorato poco, su cui anche sul piano dell'appropriatezza, oltre che dell'organizzazione delle risorse, e su cui le assicurazioni, i fondi, le assicurazioni hanno e giocano un forte richiamo. Vi faccio vedere questa immagine suggestiva, credo sia, non so, da 9 settimane e mezzo, qualcosa del genere. Vedete che in ognuna delle proposte è stato sottolineato la lista d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale è troppo lunga, quindi ti offriamo diagnostica, cure oncologiche, secondo i livelli diversi, ma il primo livello è anche i ricoveri, che insomma non è che proprio da noi, specie nelle regioni in cui si diffondono questi sistemi, siano in situazione di difficoltà generale. Però questo è uno dei punti di richiamo per passare dal pubblico al privato. E qual è un elemento forte dei sistemi beverage rispetto ai sistemi Bismarck? Che in linea di massima, anche qui uso i termini generali, in linea di massima sono più equi. Voi guardate le differenze delle persone che dichiarano di stare male o molto male per licenza media da una parte, laurea oltre da quell'altra, nei sistemi Bismarck si muovono fra il 9 e il 14,9%, nei sistemi Beveridge fra il 4,5 e il 12,7%. Quindi dappertutto, voglio dire, hanno un andamento di un criterio di equità, se questo è un indicatore, poi ci saranno degli altri, è un criterio di equità che ci fa volgere l'attenzione sui sistemi sanitari nazionali di provenienza beverage, cioè basati sulla fiscalità generale. Il secondo pilastro alle nostre difficoltà, qualche difficoltà e sostenibilità è una soluzione. Ci sono state varie dichiarazioni su questo, io ne ho collezionate alcune. Giuliano Amato, allora Presidente del Consiglio, fece riferimento al fatto di assicurare una gamma di servizi uniformi e poi chi poteva pagarsela, se la pagassero negoziando servizi privati che sono servizi più efficienti, perché si pensa che il privato sia sempre più efficiente. E qualche giustificazione Amato poteva averla,
perché la crescita della spesa sanitaria, questa però come in molti altri paesi in quei periodi lì, è stata indubbiamente impetuosa e aveva un aumento sia quella totale che quella pubblica preoccupante. Però le dichiarazioni successive mi hanno in qualche misura scandalizzato, perché ne ero in contesto economico diverso. Presidente Monti a suo tempo ha detto proprio le proiezioni di crescita economica e di invecchiamento della popolazione mostrano che la sostenibilità, compreso il nostro, potrebbe non essere garantita se non ci saranno nuove modalità di finanziamento. Veronesi ha ripetuto più volte tali concetti, ma noi eravamo in una situazione in quegli anni, credo che questo sia tutto, in quegli anni eravamo in una situazione in cui l'andamento della spesa sanitaria pubblica in Italia è a questo livello qui, a confronto degli altri paesi, dal 2010 al 2016. Beh, non vi ingannate, questa non è una crescita, questa è una decrescita in termini reali. Noi abbiamo perso in 10 anni 10 euro pro capite ogni anno, quindi quando ci dicevano vi approviamo il LEA, vi levo 10 euro. Siete invecchiati, vi levo 10 euro, faccio un accordo con le regioni per finanziare la sanità, vi levo 10 euro, faccio un confronto con gli altri paesi, vi levo 10 euro. Quindi c'è stata una decrescita effettiva. L'altro elemento è stato ancora più recente, economisti qui sono più espliciti. Sentito l'introduzione che accoppiava il tema della sanità, del servizio sanitario nazionale con il tema dell'università e quindi dell'istruzione come i due settori da colpire. E qui l'idea dell'opting out, l'uscita di una serie di soggetti, di persone, di famiglie dall'obbligo di solidarietà fiscale e Nicola Rossi, autorevole economista, presidente di una fondazione e a lungo due legislature senatore del Partito Democratico, ma com'è che li selezionano? Non lo so. Devo dire, ha espresso questa opinione che poi un giorno sì e un giorno no la coppia Lesina Giavazzi ripete sul Corriere della Sera, anche qui università e servizi sanitari, e hanno giustamente paura di un futuro disastroso, un punto interrogativo. Vale a dire, noi abbiamo davanti una situazione in Italia che ha una spesa sanitaria elevata pubblica, voi guardatela in rapporto agli altri paesi, siamo nel 2016, siamo secondi rispetto alla Spagna, ora siamo diventati primi rispetto al PIL e rispetto alla spesa pro capite, primi in giù nella classifica all'incontrario. Beh, si potrebbe dire che però questa è la situazione, ma noi siamo una popolazione anziana, siamo una popolazione che la crescita delle fasce anziane sarà accentuata e quindi la spesa sanitaria pubblica in Italia sarà dirompente. Vi do questo dato, non è il Manifesto, non è il Fatto Quotidiano, è la relazione
della Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei parametri concordati in Europa, e voi vedete che in effetti ci attende qualcosa di non drammatico, perché ci attende qualcosa che arriva al 7,8%, poi scende al 7,7%, cioè il quadro che noi avremo fra 30-40 anni ci pone con una spesa sanitaria pubblica, inferiore a quella attuale della uguale a quella attuale della Gran Bretagna, inferiore nettamente a quella della Francia, a quella della Germania. Voglio dire, se questi sono i dati di riferimento, non possiamo dire in assoluto che non è un futuro affrontabile, ma è un criterio di distribuzione di risorse, è un criterio di quadro complessivo, e non è tanto più quando si pensava o si pensa che se siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e tanti altri elementi che forse in maniera eccessiva ci sono stati sbandierati. Allora, per venire alle domande che sono state poste, noi abbiamo fondi integrativi, complementari e sostitutivi, cioè diciamo che i complementari sono trascurabili, sono la diaria che viene data in alcune categorie, in alcuni fondi, ma sostanzialmente sono i fondi integrativi che coprono le prestazioni non garantite al Servizio Sanitario Nazionale e quelli sostitutivi che le duplicano. In realtà questa differenza ormai non esiste più, perché i fondi puramente sostitutivi sono il 4-5% e fondi integrativi, se hanno una parte sostitutiva dichiarata, fino al 20%, non di più, non importa averne di più, hanno la stessa situazione di vantaggi fiscali. Quindi noi abbiamo in realtà una offerta che è sostitutiva, non è integrativa, è sostitutiva. E i fondi sono più o meno onerosi, vale a dire, per un soggetto, una persona, una famiglia, sono più o meno onerosi della spesa fiscale per un servizio sanitario pubblico, hanno un effetto del contenimento della spesa sanitaria pubblica, avranno tale effetto nel futuro, le prestazioni sono più efficaci, sono più equi. Beh, io ho provato a rispondere a queste domande, ad articolare il quesito che mi è stato posto in questa maniera. Sono più o meno onerosi? Beh, qui la risposta è abbastanza semplice, La transazione assicurativa, che è poi quella dei fondi, hanno dei costi occulti, cioè non appariscenti, costi amministrativi che sono il 15-20% di più di quello che avviene nell'ambito di un sistema sanitario pubblico. Hanno un accantonamento riassicurazione necessario e obbligatorio che si aggira sul 20%, e poi ovviamente hanno una quota di profitti, perché comprare le azioni e fare un investimento può essere proprietario di un'assicurazione, vuol dire avere una quota di profitti. Non sono una catena di filantropi, ovviamente. Bene, e guardate che nei dibattiti a cui assisto, la giornata, il Welfare Day, il Forum sulla Salute, queste riflessioni sono evirate dal dibattito pubblico, non esistono. Però esistono nella letteratura internazionale, qui è di nuovo un confronto tra la spesa sanitaria negli USA e negli altri paesi sviluppati, sono altri 10 paesi, e vedete che gli USA hanno un livello più elevato, questo si è già detto, eccetera. Però guardando con attenzione non solo l'articolo ma anche gli allegati sul sito di cui l'articolo parla,
È una cosa interessante, voi vedete che in termini di spese amministrative la differenza, qui non sono solo quelle private, non sono quelle private, quelle pubbliche, quelle del Medicare, quelle dell'autosport, siamo a 8 rispetto a 3 nell'OCSE, e anche il tempo speso per le attività amministrative, il tempo speso dai medici per la loro attività e per le loro annotazioni necessarie a quel sistema sono nettamente più elevate della media OCSE, e l'altro paese che ha livelli elevati, come contribuisce a questa media di alzarla, è per l'appunto la Svizzera, l'altro paese che ha un sistema assicurativo abbastanza diffuso. Quindi le spese amministrative sono più elevate, però se noi vogliamo dare la prova del 9, come si faceva in gioventù facendo l'aritmetica, il motivo è ovvio, c'è un assicurato che va controllato per vedere se è assicurato, se è regolato nel pagamento, se è coperto per questo specifico evento, se deve pagare una franchigia o meno, se si è rivolto alla rete dei fornitori oppure si è rivolto a una rete esterna, eccetera, eccetera. E poi vi sono i controlli da fare sui fornitori, tipologia del rapporto del fornitore, verificare se la prestazione erogata era compresa, la molteplicità dei fornitori. Quindi i costi amministrativi dei sistemi assicurativi sono ragionevolmente, diciamo per così dire, più alti, ma la dimostrazione, la prova del 9, ve la do solo se va avanti, no? La prova del 9 è data da questa, guardate l'evoluzione delle spese di assicurazione in Svizzera, dal 96 al 2014, il prodotto interno lordo è aumentato da 100 a 143, si fa il 100 un indice. Le spese per la sanità, vale a dire le emergenze, i trapianti, il pronto soccorso, eccetera, sono aumentate un po' più del prodotto interno lordo, come è logico. Qui non mi intratterrò sulla questione logica, il mio libro lo spiega ampiamente, 172. Le assicurazioni sono a 207, però. Se voi guardate negli Stati Uniti, a fronte di un incremento del reddito medio di una famiglia di 4 persone, abbiamo un incremento medio del 30%, le spese Medicare e Medicaid, che sono le spese pubbliche del 27,5%, l'out-of-pocket, cioè la spesa direttamente sostenuta del 74,1%, il premio assicurativo del 127,6%. Voi vedete che questo ci dice una cosa molto chiara. Se voi ricorrete a un fondo da voi pagato, a un'assicurazione, dovete eliminare, togliere dal vostro reddito familiare una quota crescente assai maggiore di quella che comporta la tassazione. Per la sanità. La seconda domanda è più difficile, però. Hanno un effetto di contenimento della spesa sanitaria pubblica? Vale a dire, perché è più difficile? Perché è difficile isolare questo dato qui rispetto alle crescite generali. Allora, gli studi che ho rintracciato, io sono un medico pensionato, non ho dietro una struttura di ricerca, ma non li ho mai sentiti raccontare. Gli studi che ho rintracciato, come sono organizzati? Sono organizzati nei sistemi assicurativi obbligatori, cioè se questa platea ha un sistema assicurativo obbligatorio e queste due righe di poltrone davanti sottoscrivono una assicurazione aggiuntiva che gli permette di fare esami teoricamente preventivi o un check-up, che gli permette di andare più velocemente a fare la visita specialistica,
di andare in un posto di loro fiducia, vicino a casa, senza liste d'attesa, è chiaro che loro spenderanno di più in assoluto, ma spenderanno di più anche nella quota assicurata dall'assicurazione generale. Beh, vi sono indicazioni in tal senso. Vedete che in Germania in una assicurazione l'incremento delle prestazioni c'era un effetto feedback fra le due componenti, obbligatoria e integrativa. Un altro studio è stato portato avanti in Francia che ha visto che il numero delle visite specialistiche nella parte di assicurazione obbligatoria aumentava e non veniva in termini di sottrazione delle altre visite, quindi un overdiagnosis che esisteva. Un altro studio è dalla Danimarca, in cui gli accessi ambulatoriali nel settore assicurato generale aumentavano per quella sottopopolazione dal 17,9 al 23,3 e anche la ospedalizzazione da 5,1 a 8,5. Se tu offri a tutti il PSA, aumenterà tutti i tuoi assicurati una volta l'anno, si andranno di più in ospedale successivamente. Questo è il risultato di alcuni studi. C'è anche un rapporto dell'OCSE che ha fatto un confronto più generale e che dà queste conclusioni. Dice che il sistema assicurativo porta elementi di economia, di soldi al servizio sanitario, ovviamente inietta risorse, attiva forse la concorrenza, però in molti casi ha anche provocato notevoli problemi di equità, ha aumentato la spesa sanitaria totale e in alcuni casi pubblica nella maggior parte degli stessi paesi che l'hanno adottato. Vedete, quindi al secondo quesito la risposta è non un sì assoluto forse come al primo, però ci sono elementi rilevanti che, andando avanti tra l'altro con sistemi diagnostici più raffinati e che quindi danno livelli di overdiagnosis che possono essere anche maggiori, e dato il tipo di offerta che viene propagandato in Italia, nella nostra situazione direi che è un rischio quasi sicuro di aumento anche della spesa sanitaria pubblica. Però avranno tale effetto di contenimento nel futuro? Beh, nel contenimento del futuro non ce l'hanno l'effetto. Perché non ce l'hanno l'effetto? Perché noi abbiamo questo aumento della popolazione anziana qui rappresentata con le tipiche classi d'età, vedete nel 2065, avremo gli anziani in misura ancora maggiore, si restringe, non ha più nulla di piramide da tempo, ormai ha una forma così metafisica, sembra un fumo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il riferimento di già ha un valore medio. Qui siamo nell'out of pocket e la fonte è un rapporto da parte di una compagnia assicurativa. A fronte di un out of pocket medio 100, non sono i giovani e quelli di età media, ma sono quelli più anziani che spendono nettamente di più, spendono il doppio di quelli 12-34 anni. E diceva, perché mi dici questo? Ma vi dico questo perché quando noi si va a proporre un fondo di assicurazioni, maggiormente per le assicurazioni teoria possano fare tutti, ma un fondo nel welfare aziendale si va a proteggere esattamente questa fascia di età qui. Beh, e cosa succede nel futuro? Voi ricordate quella curva che ho fatto vedere? I dati sono questi: dal 2015 al 2055 la spesa pubblica per in Italia diminuirà in misura rilevante nelle classi d'età 0-64 anni per un motivo demografico, aumenterà modestamente fra i 65 e i 79, esploderà fra gli 80 e più. Quindi quando fa un contratto dei metalmeccanici che per i prossimi 5 anni ti protegge, tra virgolette, poi entrerò in merito qualche cosa, si protegge
in assenza del Presidente emerito della Corte Costituzionale, ci permette qualche minuto di più, chiedo ai... Senza esagerare, fatemi un cenno. Va bene, accelero. 80 e più, voi vedete che per il futuro non mi sembra che questi sistemi siano i sistemi di protezione, potrei dire varie altre cose sulla long care. Le prestazioni sono più efficaci. Le prestazioni sono più efficaci, abbiamo visto di già alcuni elementi tra Stati Uniti e l'Italia e altri paesi della media OCSE, eccetera. Ma se noi pigliamo questo confronto tra la frequenza di accertamenti previsti nell'arco di una vita sulla base di un fondo sanitario tipico, lo chiamiamo così, ma questo è il fondo dei metalmeccanici, voi vedete che gli accertamenti previsti sono, guardate, al di fuori di ogni buon senso e di ogni linea guida che io sfoglio quotidianamente, anche quelle più, tra virgolette, aggressive come quelle americane, pubblicate sul JAMA recentemente, sul PSA, eccetera, sono veramente, veramente una frequenza. Guardate, questa non è una frequenza consigliata, eh? Questo è un, come il gruppone, prepagata, per uno è prepagata, e voglio sapere, voglio dire, qual è la libertà di scelta di un metalmeccanico che si trova un pacchetto contrattato, ci va. E, faccio un esempio, velocemente, due offerte che riguardano la donna, una è qui e una, perché queste sono senza prescrizione medica. Allora, la mammografia. Ma scusate, la mammografia viene offerta in maniera estensiva e corretta nelle zone in cui c'è la contrattazione di questo tipo qui. A una donna nel nord-est gli offri la mammografia quando c'è un servizio pubblico. E se ha fatto la mammografia quando gli arriva l'avviso, c'ha due possibilità: o la rifà con un aumento di radiazioni e una overdiagnosis, o non la rifà e diventa una non rispondente a cui il servizio pubblico fa un ulteriore richiamo con un'ulteriore spesa. Quindi viene offerta, ovviamente in caso di necessità, nello spero, anche il taglio cesareo in casa di cura privata. È una necessità, è scoperta quelle zone d'Italia della possibilità di taglio cesareo in cui le strutture private sono quelle con un tasso superiore di quello consigliato e indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e a cui si ricerca un'appropriatezza. Cioè, c'è anche un elemento di territorialità su cui ritornerò brevemente. Sono più eque, le assicurazioni non sono più eque di per sé, però non se la paga, come dire, l'acquisto della Ferrari è un elemento di equità, no? Nulla. Però i fondi sono più equi. Vedete che però il welfare aziendale ha alcune caratteristiche, questa gli date un'occhiata, è il fatto che via via la possibilità fiscali di vantaggi fiscali si sono incrementati, ma ha questi elementi: alcuni pagano sotto forma di mancato reddito prestazioni di cui godono gli altri, ma di cui non godono i pensionati, il disoccupato, chi ha il lavoro flessibile, chi non è nel nord-est o nel centro Italia dove sono più diffusi e quindi territorialmente è limitata a chi lavora e dipendente, e favorisce chi è più ricco perché i vantaggi fiscali sono maggiori rispetto nei redditi più elevati, diminuisce le risorse del Servizio Sanitario Nazionale, sono sostitutivi e non integrativi, indebolisce la voce a sostegno delle prestazioni pubbliche e in vari casi, come avevo indicato, sono inappropriate e incrementano la spesa pubblica. Vado velocemente, vi faccio vedere questo dato sempre sulla mammografia, un tema qui. Voi vedete, qui abbiamo l'intervento pubblico e qui l'intervento invece privato spontaneo.
all'intervento pubblico partecipa l'81, al privato spontaneo il 59, ma il dato è la differenza tra livelli di istruzione bassi e livelli di istruzione elevati. Questa la differenza di partecipazione è del 6%, di quasi del 20%. In termini di difficoltà economica, altro parametro, qua è l'8%, qua è il 18%. Quindi le regioni e i territori, lì dovrebbe essere rinforzato anche con accordi sindacali in cui il servizio è pubblico, oltre che più efficiente, più efficace, nella misura in cui questo accertamento è efficace, è anche più equo. E l'equità, lo vedete che chi ha un basso reddito ritiene in misura rilevante che il servizi pubblici siano più confacenti di quelli privati e non viceversa. Allora, com'è che si sposta l'utenza dal pubblico al privato? Beh, ci sono due modi: le liste d'attesa e quella che alcuni chiamano ticket e che io chiamo tassa sulla malattia, e che è in continuo aumento di, come reddito, poi diminuzione del reddito per il servizio sanitario, perché uno va direttamente sul privato. L'altro modo, come si spostano risorse dal pubblico al privato: abbiamo perso 35.000 operatori dal 2009 al 2016, è il 50% in più degli altri settori pubblici. Si stanno perdendo 21.700 medici di medicina generale, prontamente sostituiti però da soli 6.000. Abbiamo 5.609 infermieri in tre anni in meno, abbiamo avuto 32 miliardi di finanziamento in meno e il 42% di investimenti, come ha certificato con preoccupazione la Corte dei Conti all'audizione del DEF, mentre da parte dei partiti politici questo è stato poco detto. E l'altro elemento è che i fondi assicurazioni, i fondi in questo caso, acquisiscono in termini di facilitazione fiscale circa 600 milioni che vengono l'anno, che vengono sottratti dall'erario pubblico. 600 milioni sono tre ospedali, sono l'assunzione di 15.000 infermieri, per dirla in cifra. Ho parlato di infermieri per concludere, ma quanti infermieri noi abbiamo? Il tasso rispetto alla popolazione non è molto intuitivo, ma se noi si dovesse avere uguale all'Austria se ne dovrebbe assumere 120.000, rispetto al Regno Unito 132.400, rispetto alla Francia oltre 219.000, rispetto alla Germania 439.000, rispetto alla Svizzera 727.000. Questa è la differenza di cui si risente particolarmente negli ospedali, ma di più nei servizi territoriali. Ma qual è il problema? E concludo con due slide. Beh, il problema è che questo invito alla privatizzazione viene da lontano. Vedete, c'è un potenziale enorme ancora non sfruttato per la globalizzazione dei servizi sanitari. Fino ad ora questo settore di servizi ha giocato solo un ruolo ridotto negli scambi internazionali. E la frase successiva contiene due chiose mie in rosso e dice questo: ciò è dovuto al fatto che i sistemi sanitari sono finalizzati e derogati, purtroppo, questo lo dico io, dallo Stato e da enti assistenziali, ma è loro che lo suggeriscono, e non sono più di nessun interesse per gli investitori stranieri a causa dell'assenza di finalità commerciali. Allora, io ho scritto queste cose in un libro che stavo completando nei primi mesi dell'anno, una salute sostenibile, perché possiamo permetterci un servizio sanitario equo ed efficace. E mentre guardavo l'ultimo capitolo ho sfogliato il vecchio romanzo della Elsa Morante, che scriveva una cosa molto significativa: hanno trasformato il lavoro degli altri in titoli di borsa, i campi della terra in rendita e tutti i valori reali
della vita umana, l'arte, l'amore, l'amicizia, in merci da comprare e incassare. E a questi beni e a questi diritti credo si debba aggiungere la parola salute. Grazie dell'attenzione.